sono momenti di riflessione e di dibattito. Ecco, io vorrei partire per cercare di mettere a fuoco il tema di questa sera con una riflessione sulla poesia. In un momento così difficile per il destino della letteratura, per il destino dell'università, delle scuole, per il destino di tutto ciò che la nostra società ritiene ingiustamente inutile, perché non produce profitto, perché non produce soldi. E vorrei partire da una considerazione di un grande filosofo e anche, studioso dell'educazione, John Locke. John Locke scrive Pensieri sull'educazione nel 1693, indirizzato soprattutto a quei genitori sventurati che hanno avuto, la disgrazia di avere figli poeti o aspiranti poeti. Sentite questa citazione che fa capire il clima nel quale noi ci troviamo. Credo, infatti, è John Locke che parla, forse bisognerebbe far sistemare le persone, che non c'è più posto, è impossibile. Vabbè. Credo, infatti, che i genitori dovrebbero piuttosto adoperarsi, per quanto sia possibile, per soffocarla e sopprimerla, giacché non vedo per qual ragione un padre possa desiderare che suo figlio diventi poeta, a meno che non desideri che egli disprezzi tutte le altre occupazioni e gli altri affari. E questo non sarebbe ancora il peggiore dei mali, perché se egli riesce un fortunato rimatore e si acquista la reputazione d'uomo di spirito, vi prego di considerare in quali luoghi e in quali compagnie gli piacerà spendere il suo tempo, anzi il suo patrimonio. Infatti, rarissimamente si vede che qualcuno abbia scoperto miniere d'oro o d'argento sul Monte Parnaso. L'aria vi è piacevole, ma sterile è il suolo, e si hanno pochi esempi di gente che abbia accresciuto il proprio patrimonio con ciò che vi raccolse. Quindi in fondo John Locke dice: tu hai un figlio poeta, questo figlio poeta vivrà nelle nuvole del Monte Parnaso, ma cosa ci farà con la poesia? Ora, chiaramente per Locke bisogna collocare storicamente le riflessioni, l'obiettivo principale era quello di formare soprattutto un gentleman e privilegiando i saperi tecnici e scientifici. Collocare quindi storicamente questo pensiero significa anche vedere la reazione che in quegli anni molti filosofi avevano contro i fanatismi della pedagogia retorica del tempo, ce n'era tantissima anche, in cui le parole sembravano essere più importanti delle cose. Invece la reazione a questo tipo di visione fa scrivere a John Locke queste cose contro la poesia. Ebbene, è proprio per difendere la poesia e la letteratura, io vi proporrò questa sera una lettura di un grande scrittore, purtroppo poco conosciuto, poco studiato in Italia, e non so adesso in Francia se continua ad esserlo, che è uno di quelli che scrivono delle pagine straordinarie contro il tema dell'utilitarismo. Ecco, questo signore si chiama Théophile Gautier. Théophile Gautier, se vi dico solo una cosa, capirete l'importanza che questo grande scrittore aveva nella cultura del suo tempo, perché Charles Baudelaire dedicherà proprio a lui Le Fleurs du Mal nel 1857. O poète impeccable, o parfait magicien est langue française, al perfetto mago in lettere francesi. Baudelaire, che è uno di quelli che rivoluziona la poesia moderna, pensa che Gautier sia il suo maestro, sia uno, come dire, uno dei grandi scrittori di quell'epoca. Ebbene,
Gautier scrive pagine eccezionali proprio per riflettere in maniera reattiva sul tema dell'utilitarismo. L'Ottocento è il secolo dove si comincia la realtà industriale, le produzioni. Sembra che ogni cosa che bisogna fare deve rispondere all'interrogativo a cosa serve. Serve veramente a fare delle cose che producono e via dicendo. Ebbene, lui pubblica una prefazione al suo romanzo Mademoiselle de Maupin, pubblicato nel 1834, è un piccolo dato biografico, perché vedo dei giovani in sala. Nel 1834 Théophile Gautier aveva 23 anni. Questo romanzo straordinario, ebbene, cosa scrive lui? Fa una piccola riflessione su ciò che è utile e ciò che è inutile. La voglio condividere con voi. C'è veramente di che ridere a crepapelle a sentire le dissertazioni dei signori utilitari, repubblicani o sansimoniani. Ci sono due specie di utilità e il senso di questo vocabolo è sempre relativo. Ciò che è utile per l'uno non è utile per l'altro. Voi siete Giambattino, io sono poeta. Per me è utile che il mio primo verso rimi con il secondo. Un rimario mi è molto utile, mentre voi non sapete che farvene per risuolare un vecchio paio di stivali. E bisogna dire che un trincetto non mi sarebbe di grande aiuto per comporre un ode. Dopodiché obietterete che un Giambattino superiore a un poeta e che si fa più facilmente a meno di un poeta e di un ciabattino. Senza pretendere di denigrare l'illustre professione del ciabattino, che onoro quanto il mestiere del monarca costituzionale, confesserò umilmente che preferirei avere una scarpa scucita anziché un verso malamente rimato, e che farei più volentieri a meno di stivali che di poesie. E quindi qui, come vedrete, come avete visto già, Gautier spinge proprio nella direzione dell'opposizione tra ciò che è utile e ciò che è inutile. E tocca un tema che oggi c'è molto caro. Infatti, gli argomenti usati da John Locke e dai fanatici dell'utilità oggi non scandalizzerebbero milioni e milioni di persone che vivono in alcuni paesi del mondo industrializzati come i nostri. Oggi c'è una dittatura dell'utilitarismo che ormai sta invadendo ambiti in cui la logica del profitto non dovrebbe entrare. Quello che vorrei fare insieme a voi questa sera è proprio di riflettere e capire come, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista della ricerca scientifica, dal punto di vista dell'arte e del paesaggio, dal punto di vista delle relazioni personali, ma anche dal punto di vista delle relazioni industriali, il tema del profitto, dell'utilitarismo e della rapacità di questi concetti stiano creando dei problemi, delle distorsioni che, a mio avviso, dovrebbero preoccupare un po' l'umanità intera. Ora, io vorrei partire da una riflessione: non tutto si può trasformare in merce, non tutto può essere misurato, valutato, comprato. E infatti, per me ci devono essere istituzioni e valori che andrebbero difesi da questa deriva. E noi abbiamo un compito civile di difendere alcuni valori da questa deriva. Qual è oggi il tema principale? La domanda di fronte a ogni piccola azione che noi facciamo, la domanda davanti a un pensiero che noi abbiamo, la domanda davanti a qualcosa che noi vogliamo fare risale al solito interrogativo: a cosa serve?
Infatti, prima di scegliere una facoltà, la prima cosa che un genitore chiede al figlio, voglio fare latino e greco, a cosa servono il latino e il greco? Oppure voi volete fare un'azione che non prevede un guadagno, è la prima cosa che vi chiedono a cosa serve. Bene, a questa domanda risponde in maniera intelligente Aristotele, già molti secoli fa, dove lui, quando gli chiedevano a cosa serve la filosofia, Aristotele rispondeva: la filosofia non serve. Perché non serve? Perché non è servile. Perché la filosofia non ti insegna a essere schiavo di qualcuno o di qualcosa. La filosofia ti insegna la libertà. E la libertà è uno dei grandi valori che noi dobbiamo avere. Ebbene, quindi la prima cosa è che la domanda a cosa serve è una domanda completamente sbagliata, però come tutti noi sappiamo è la domanda centrale che oggi ci viene posta. E allora partiamo un secondo dall'istruzione. Ne avevo già parlato in parte nella conferenza che ho fatto qui a settembre, sempre sull'invito dell'Istituto Tasso e sulla generosa ospitalità dell'Hotel Sirene. Oggi lo chiedo anche ai ragazzi che sono qui presenti, le prime due parole che gli studenti imparano quando si iscrivono all'università sono crediti e debiti. Cioè, è possibile che quando c'è stata la riforma di Bologna, tra le tante possibili scelte linguistiche, noi abbiamo deciso di chiamare l'esame che tu sostieni corrisponde a un numero di crediti e poi ci sono i debiti formativi. Perché noi dobbiamo usare il linguaggio della finanza, il linguaggio delle banche nel mondo dell'istruzione? Questo è un tema che io mi pongo e significa che se noi lo usiamo, questo servirà a qualche cosa. Il secondo punto è, lo avevo già ricordato nell'altra conferenza, ma stasera vedo persone diverse, lo vorrei ricordare di nuovo. Test Invalsi del maggio 2018. Voi sapete, i test Invalsi sono quelle cose a cui tutta l'Europa si deve piegare, noi li chiamiamo Invalsi perché il nostro istituto si chiama Invalsi, ma sono dei test che servono a misurare il valore di una scuola. Test somministrati a ragazzi tra 7 e 9 anni. 7 e 9 anni, lo ripeto. Sapete quali sono le domande che hanno avuto il coraggio di fare a bambini tra 7 e 9 anni? Quanti soldi vorrò guadagnare da grande? E poi, domanda numero due, con questi soldi potrò comprare tutto ciò che desidero? Questi sono test fatti per tutta l'Italia, per tutta l'Italia. Io ho scritto un articolo sul Corriere della Sera molto violento su questo tema. Per tutta l'Italia, a bambini tra 7 e 9 anni, per me questo è un crimine che non può essere non punito in un paese. Ebbene, però, se queste cose non suscitano reazioni negative, vuol dire che i genitori, vuol dire che noi che insegniamo, vuol dire che le persone che vivono in un contesto, in un tessuto civile, ormai pensano che il mondo vada in questa direzione e che noi non possiamo fare più niente. Però è sbagliato perché noi dovremmo reagire a queste cose qui. Perché non è possibile che un test chieda a bambini tra 7 e 9 anni che cosa, quanti soldi vuoi guadagnare, cioè. Dov'è la perversione di tutto questo? Far capire ai giovani, e vengo qui al punto critico diciamo, dell'istruzione oggi, non in Italia, ma nel mondo intero. I giovani hanno la sensazione, non per colpa loro, ma perché è la società che li spinge a credere, li induce a credere a questa cosa, che oggi studiare significa, come dire, affrontare un percorso che ti deve portare a un diploma e poi a fare un mestiere. Allora, questo è tristissimo. Non perché non sia importante imparare un mestiere, è importantissimo,
però professionalizzare gli studi, far credere ai ragazzi che tu devi studiare per prendere un diploma, per prendere una laurea. Ecco, per me è una cosa pedagogicamente sbagliata. Cioè, la professionalizzazione non dovrebbe essere l'obiettivo, dovrebbe essere l'effetto di un buon obiettivo. Cioè, se io studio bene, se io studio per diventare migliore, se io studio per imparare, se io studio con passione, poi io sarò un ottimo professionista. Sarò un professionista in grado di esercitare la mia professione con una consapevolezza etica. Perché qual è oggi il problema in tutto il mondo? È che non c'è più etica nelle professioni. Cioè si abbassa il livello dell'etica nelle professioni. Se no non è possibile immaginare degli ingegneri che fanno passare il fatto che tu puoi interrare rifiuti tossici. Non è possibile far passare cose che oggi, poi siamo noi nel sud, sappiamo bene che cosa significa tutto questo, no? Ebbene, allora, qual è il tema? Il tema è che l'istruzione dovrebbe avere un valore in sé. Ora io non è che voglio fare il sognatore che i giovani non devono pensare al loro futuro anche economico. Certo che devono pensare al loro futuro economico, però la maniera migliore per far pensare al futuro economico dei giovani non è quello di far credere loro che tu devi studiare per fare i soldi. È la maniera sbagliata. Il futuro economico si realizza nel momento in cui io ho una consapevolezza, una cultura di base che è forte e alta, che poi mi consentirà di fare la mia professione con dignità. Ebbene, se noi vediamo il difetto oggi dell'istruzione, è che l'istruzione viene concepita come un'azienda. Cioè, l'istruzione deve funzionare come se fosse un'azienda. Ma però qual è il tema dell'azienda? È che in un'azienda, quando un ramo dell'azienda non produce, l'imprenditore lo deve tagliare, è costretto a tagliare. Se noi nella scuola, nell'istruzione, applichiamo questa logica, creiamo una catastrofe senza fine. Vi faccio due esempi. Abbiamo parlato poc'anzi. Poi ieri abbiamo ricordato la Jussenar e, come dire, il fatto che lei riprendeva in mano Costantino Cavafis e le poesie. Tra poco verrò su una poesia bellissima di Cavafis, però, cioè, qual è il tema di fondo che mi preoccupa? È che quando noi pensiamo che, per fare un esempio, prendo un esempio limite, voi sapete che esistono delle lingue che sono importantissime, delle lingue antiche, non sono tanto studiate, il sanscrito, oppure il latino, il greco. Allora io mi trovo in una situazione in cui all'orientale di Napoli, dove c'è una tradizione di studi del sanscrito, un professore ha davanti due studenti che fanno sanscrito. Il consiglio di amministrazione dice: noi non possiamo permetterci il lusso di pagare un professore per due studenti. Cosa facciamo? Chiudiamo l'insegnamento del sanscrito. Domani si chiuderà l'insegnamento del greco perché avremo un professore di greco e 10 studenti. Poi si chiuderà l'insegnamento del latino. Sapete che adesso il latino, che era obbligatorio nel liceo scientifico un tempo, adesso lo hanno messo o opzionale o addirittura è stato eliminato. E allora che cosa significa questo? Significa, voi mi dite, va bene professore, ma se uno non studia il latino, il greco, il sanscrito, cosa succede nel mondo? E qui è il tema. Le conseguenze di questa cosa per il futuro della democrazia, per il futuro dell'umanità, sono terribili. Voi mi direte, ma perché? È semplice. Perché nel momento in cui noi avremo, e questo è lo scenario, eliminato gli insegnamenti delle lingue antiche, immaginatevi questo scenario che io vi propongo. Fra 100 anni, quando saranno morti gli ultimi conoscitori del sanscrito, gli ultimi conoscitori del greco, gli ultimi conoscitori del latino, di fronte a una scoperta qui a Sorrento di una epigrafe scritta in greco, nessuno sarà più in grado di tradurla.
nessuno sarà più in grado di leggere un documento del passato. Ma questo che significa? Che noi, eliminando queste cose, vogliamo tagliare i ponti col passato, diventeremo degli smemorati. E sapete che la memoria è fondamentale per il futuro democratico e civile dell'umanità, perché ricordare le cose, beh, io ho al mio fianco un storico, quindi nessuno più di lui ci può insegnare che significa perdere totalmente il contatto col passato, perché il passato è fondamentale per permetterci di comprendere il presente e di prevedere il futuro. Se noi tagliamo le radici, causiamo un disastro enorme nel, come dire, nell'itinerario che noi andremo a compiere. E allora io mi chiedo, possiamo applicare la logica dell'azienda alla scuola? È una logica sbagliata. Noi dobbiamo difendere a tutti i costi le lingue antiche. Noi dobbiamo conservare il rapporto col passato, perché è attraverso il passato che noi possiamo capire meglio quello che ci accade e capire da dove veniamo e da dove potremmo andare, dove potremmo andare. E allora è chiaro che questa logica oggi fa a pugni con una visione invece di tipo economicistica dello studio, che ti impedisce di fare investimenti in discipline che poi, dal punto di vista del profitto, perché due studenti e un professore, è chiaro che se io lo metto dalla logica del profitto, quei due studenti che pagano le tasse non mi pagano il professore. Però noi abbiamo un dovere civile di conservare queste cose. Noi abbiamo un dovere culturale di continuare a trovare delle persone, siano due, ma siano quelle persone che un domani, di fronte a una scoperta, saranno in grado di leggerci un documento, di farci capire in che maniera il passato si lega al nostro presente e al futuro. Ebbene, per questo io leggo sempre ai miei ragazzi una poesia di Costantino Cavafis, una poesia, appunto, ieri lo ricordavamo nella celebrazione della Marguerite Yourcenar. Ebbene, Cavafis scrive una poesia meravigliosa intitolata Itaca. Itaca è una riscrittura intelligente del mito di Ulisse, perché Costantino Cavafis dice, attenzione, dice al suo lettore, la cosa più importante, Ulisse ce lo ha insegnato, non è arrivare a Itaca. La cosa più importante è l'esperienza che noi compiamo dal punto in cui partiamo per arrivare a Itaca. È il viaggio che ci forma, non l'arrivo. Noi diventeremo ricchi mentre studiamo con i nostri professori, mentre leggiamo, mentre facciamo esperienze con i nostri amici. La scuola deve essere, come dire, una palestra dove noi viaggiamo e facciamo esperienze in comune e insieme. Pensate che la Itaca di uno studente sia il diploma, è una maniera di impoverire e avvilire quello che stiamo facendo. Però purtroppo sempre di più i giovani vengono indotti a credere che tu devi studiare per il pezzo di carta, per il diploma. E del resto noi lo sappiamo benissimo che non è il pezzo di carta che ti cambia se tu il viaggio lo fai male. In Italia abbiamo avuto casi dove con i soldi dello Stato sono stati comprate delle false lauree. Vi ricordate un signore chiamato il Trota? Ebbene, questo signore chiamato il Trota aveva comprato in Albania un falso diploma con i soldi dello Stato, ma il Trota era fesso prima del diploma ed è rimasto fesso dopo il diploma. Non è che il diploma in Albania senza studiare lo aveva cambiato. Vi leggo la poesia. Tienila sempre in mente, Itaca, la tua meta è approdare là, ma non far fretta al tuo viaggio. Meglio che duri molti anni e che ormai vecchio attracchi all'isola, ricco di ciò che guadagnasti per la via, senza aspettarti da Itaca ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio, non saresti partito senza lei. Nulla di più ha da darti, e se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso. Sei diventato così esperto e saggio e avrai capito che vuol dire Itaca. Questa è la Itaca
Questa è la Itaca a cui gli studenti dovrebbero aspirare. Questa è la Itaca che la scuola e l'università dovrebbero far capire ai propri studenti. Allora, se uno oggi mi chiedesse, professore, qual è il compito principale di un professore? Bene, un buon professore oggi deve far capire ai suoi studenti che non si studia per prendere una laurea, che non si studia per prendere un diploma, che non si leggono i classici per superare un esame, perché queste cose avviliscono il senso fondamentale della nostra missione. Noi studiamo, noi impariamo, noi leggiamo i classici, innanzitutto per diventare migliori, per cercare di trasformare le cose che leggiamo in, come dire, in un orientamento per la nostra vita, perché noi abbiamo bisogno di essere orientati, di capire, di crescere culturalmente. Lo stesso discorso vale sul piano, anzi, prima vorrei leggervi un'altra citazione, perché poi in fondo io continuo a sostenere, no, che il compito anche di un bravo professore dovrebbe essere quello di ricoprire un luogo di modestia, perché un ruolo di modestia deve avere il professore. Il professore è colui il quale legge i classici e li commenta. Un professore che vuole sostituirsi ai classici dicendo io ne so più di Omero, ne so più di Ovidio, è un professore che non fa bene il suo mestiere. E soprattutto perché se io leggo una pagina di Ariosto, di Dante, uno studente si può innamorare, ma se io ascolto le parole in un certo ordine è difficile che uno si possa innamorare. Ebbene, qui c'è una citazione molto bella di Dickens, che scrive un libro, Tempi difficili, Hard Time, molto interessante, perché parla dell'esperienza di una città, Coketown, una città industriale dell'Ottocento inglese. Cosa insegnano i ragazzi in questa scuola? Allora, innanzitutto è una scuola gestita da un banchiere, che è molto simile a quello che accade oggi, no? Voi sapete che le direttive dei test invalsi, come li chiamiamo noi, ma però in tutto il mondo, è fatto da un'agenzia costituita dalla Banca Mondiale, costituita dall'Organizzazione Mondiale del Commercio e dalla Banca del Commercio. Sono gli esperti di questi tre enti che decidono il futuro dell'educazione nel mondo. E poi non ci dobbiamo meravigliare che escono fuori quesiti del tipo che ho letto prima. Dickens cosa fa? Prende in giro. Allora, innanzitutto il banchiere, questo grasso signore Bounderby, e l'educatore e Grandgrind, cosa fanno? Fanno discorsi ai giovani e cosa dicono? Cito: in questa vita non abbiamo bisogno d'altro che di fatti, signori, niente altro che fatti. Come si presentano? Come li presenta Dickens sulla scena del romanzo? Sentite la descrizione. Gradgrind appare con una riga, una bilancia e la tavola pitagorica sembra in tasca, pronto a pesare e a misurare qualunque particella della natura umana e a dirvi esattamente a quanto ammonta. Per lui l'educazione e la vita si riducono a pura questione di cifre, a un caso di matematica elementare. E come vengono concepiti gli alunni? Cito: piccoli recipienti che dovevano essere colmati di fatti, quindi vasi da riempire, non persone con cui interagire. Ebbene, alla fine, l'impressione dei cittadini che vivono a Coketown è identica a quella della scuola. Che significa? Che se a scuola si insegnano queste cose è perché la società va in questa direzione. Sentite la descrizione dei cittadini di Coketown. Cosa fanno? Fatti, 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 ovunque nell'aspetto materiale della città. Fatti, 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 ovunque in quello spirituale. La scuola era solo fatti,
La scuola di disegno era solo fatti, le relazioni fra padroni e operai erano solo fatti e tutte le cose erano fatti tra l'ospedale dove si nasceva e il cimitero, e ciò non si poteva tradurre in cifre, ok? E ciò che non si poteva tradurre in cifre o che non si poteva acquistare più a buon mercato o vendere al prezzo più alto non esisteva e non avrebbe mai dovuto esistere nei secoli dei secoli. Amen. Quindi vedete anche l'ironia, no? Di Dickens, che è un grande scrittore, dove riesce a tradurre in maniera realistica, no? Proprio la vita in una città, in una società dove contano solo i fatti. Oggi noi, se leviamo la parola fatti e mettiamo la parola soldi, è la stessa cosa. Soldi, 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 soldi a scuola, perché ti chiedono quanto vuoi guadagnare da grande e che cosa vuoi comprare e via dicendo. Allora, qual è l'idea? Che se noi andiamo avanti su questa strada, noi non formeremo dei giovani e delle donne liberi, noi formeremo dei futuri consumatori passivi, cioè delle persone pronte a, come dire, non avere gli anticorpi per saper resistere alle pressioni enormi che arrivano dalla pubblicità, che arrivano dal consumismo, perché noi siamo vittime di tutte queste cose. Ora, un'altra osservazione riguarda il piano della ricerca scientifica, perché io dico sempre, è un grande errore pensare che il destino degli umanisti sia un destino separato da quello degli scienziati. No, se noi andiamo a riflettere oggi, gli umanisti e gli scienziati hanno gli stessi problemi, hanno le stesse preoccupazioni, benché gli scienziati abbiano più soldi. Ma questo però non, come dire, non elimina il problema di fondo, perché quali scienziati hanno più soldi e quale scienza viene finanziata di più? Voi sapete che c'è una distinzione tra scienza di base e ricerca applicata. Che significa? Significa che la scienza di base non ha un obiettivo preciso. Per farvi un esempio, la scienza di base sono i Galileo Galilei, gli Einstein, quelli che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità dal punto di vista scientifico. La ricerca applicata fa progredire la ricerca scientifica, certamente si fanno dei progressi enormi, però è una ricerca dove chi ti dà i soldi, perché non te li dà più lo Stato. Lo Stato oggi la ricerca di base la finanzia molto poco rispetto a quando la finanziava prima. Oggi gli investimenti vanno di più in un'altra direzione, vanno nella ricerca applicata, cioè significa che tu, in termini brevi, ricordatevi la poesia di Cavafis, che duri molto tempo il viaggio, no? Il viaggio deve essere veloce. Oggi uno dei temi fondamentali della nostra società è la rapidità. Tanto più è rapido, tanto più è buono. E anche la scienza risente in negativo di questo. Perché? Perché tu, se fai le domande del Horizon 2020, che sono le forme di finanziamento europee, la prima cosa che ti chiedono quando fai, compili il modello, è il primo anno cosa hai scoperto, il secondo anno cosa hai scoperto, il terzo anno cosa hai scoperto, il quarto anno come applichi la tua scoperta. E se tutto questo te lo chiedono quando tu vai a fare domanda per la ricerca, che ricerca è? Perché devi sapere già tutto. Perché ti chiedono questo? Perché i loro soldi, a chi non gli fa vedere cose concrete, non ne danno. E io vi faccio vedere come invece alcune cose sono accadute nella storia della scienza. E sono accadute proprio perché c'era la libertà di pensare senza avere pressioni di tipo economico. Vi faccio due o tre esempi. Primo esempio. Io chiedo sempre agli studenti chi è che ha scoperto, chi ha inventato la radio. Allora, tutti gli studenti fierissimi dicono Marconi. No? Però non è vero che Marconi ha, come dire, certamente ha avuto l'intelligenza di applicare certe cose, però alla base del pensiero di Marconi e delle sue scoperte ci sono due signori di nome Maxwell ed Hertz, che hanno studiato le onde elettromagnetiche. Ma se uno avesse chiesto a Maxwell ed Hertz a cosa servono gli studi teorici sulle onde elettromagnetiche, con molto candore avrebbero risposto: a niente, servono a conoscere, a imparare.
Poi però, se non ci fossero stati quei due pazzi che studiavano per conoscere e imparare, la radio noi ce la sognavamo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che è miope pensare che le ricerche di base siano ricerche inutili. Noi abbiamo oggi un'isola della ricerca di base nel mondo e soprattutto in Europa, che è il CERN di Ginevra. Io conosco molto bene la direttrice del CERN, Fabiola Gianotti, che è una signora importantissima, una fisica di grande valore, che ha fatto il liceo classico e ha studiato latino e greco, e in più 10 anni di pianoforte. Quando praticamente i giornalisti le chiedono: ma signora, a cosa sono serviti il latino e il greco i 10 anni di pianoforte? Lei va in escandescenza, perché dico, se io sono una brava fisica, è perché ho fatto 10 anni di pianoforte e latino e greco. Se voi andate a vedere i vincitori dei concorsi al CERN di Ginevra, la gran parte dei fisici che vincono vengono dai licei classici. Quindi significa che c'è qualche cosa, e che non è vera la favola che ci raccontano che il latino e il greco non servono a niente. No, puoi essere un ottimo fisico, un ottimo medico, puoi essere un ottimo ingegnere, e nel nostro paese la classe dirigente da lì veniva, da lì erano i licei che formavano la classe dirigente che poi dopo erano i grandi professionisti. E allora dicevo, per fare un altro esempio, la prima cosa che chiedono alla Fabiola Gianotti è: a cosa serve la scoperta del bosone che avete fatto? Ebbene, la Gianotti dice: adesso non lo sappiamo, ma magari fra qualche anno questa scoperta del bosone rivoluzionerà la storia dell'umanità. Vi do ancora un altro esempio. Noi oggi che cosa utilizziamo più di tutti? Utilizziamo il portatile, che è un GPS. Con il GPS si muovono gli aerei, con il GPS camminano le macchine nei luoghi, allora ogni tanto ti fanno sbagliare, perché insomma sono perversi quando soprattutto non sono aggiornati con i sensi unici. Dopodiché con il GPS camminano gli aerei, quindi tutto quello che noi facciamo dipende dal GPS. Bene, però pochi si ricordano che il GPS, senza la teoria della relatività di Einstein, non avrebbe potuto essere stato inventato. E allora però, voi immaginate Einstein che studia e gli chiedono, per studiare la teoria della relatività, che applicazione pratica puoi avere? Non c'era nessuno, lui studiava la teoria della relatività perché voleva capire il mondo, voleva imparare a capire come funzionasse. Ma c'è di più. In Inghilterra, anni 50, si fanno domande di applicazioni per le ricerche. Su 100 progetti, il 99% sono progetti.